fetish dei piedi zoofilia e onanismo solo su padre cain live mm -hmm. prego prego accomodatevi che tra poco iniziamo questo mercoledì del disagio nuovamente insieme prego accomodatevi le panche sono lì lì e là salutiamo Frijek che parte in realtà per ultimo perché ha fatto una falsa partenza prima che startasse la live buonasera Rick Hunter buonasera The Grey buonasera Rittar, la nostra Lara buonasera Gianfrassino buonasera Ivan buonasera ci abbiamo Roberto buonasera Pasta Farian buonasera Alberto buonasera Toni Forestiere Ma che sono qui qui e qua vanno okay, da solo prego Buonasera Allo, buonasera Granaglione, buonasera Riccardo, grazie Nicco! Che arriva subito con un battesimo questa sera! Numeretto della riffa, Nicco! Buonasera Scini Venom! Eh lo so, eh lo so! Pente pasta Numeretto della riffa, anche a te! e intanto così saliamo con l'hype Train mentre siamo ancora in sigla per regola 2 e 3 regge, regge, regola 1 ok buonasera Cambero Ventoso buonasera anche a Seguimma ben arrivato, ben arrivato buonasera Frank e taglia Granaglione che ci fa partire l'hype train mancava solo lui, numeretto della riffa. Granaglione, buonasera Nox, buonasera Rosario Solazzo e 94% livello 1 manca, manca una stupidaggine, mancano, mancano dei pizz, mancano una punticchia, una punticchia! Solo la punta, solo la punta per questa sera! Buonasera Stefano! E Tony così! E Tony la butta in caciara! La butta in caciara grazie mille Toni! Due numeretti per la riffa a te! E intanto live play! Se ne va! Se ne va la grande! qua cari testimoni del disagio grande lode al signore ben ritrovati qui di nuovo nel nostro mercoledì sera per un'ora e mezza di puro disagio di puro trash mentale buonasera a cal che ringrazia Tony per il battesimo buonasera al principe de saian buonasera solo la serata a turbo frennie poteva farmi arrivare in orario sì, qualcuna c'è. Qualcuna c'è questa sera. c'è. Shabba laba 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 a tutti, ragazzi. Mi raccomando. Numero karmico 7321. <ride> Buonasera, Zig. Wow, che meraviglia! No, l'altro qual era? Eh, aspetta, no, questo era 3 Karma 5. Oggi 3 Karma 5, ragazzi. Grazie per i 100 bit, Lara. Grazie mille. Il mio wifi funziona male solo durante le live di Padre Cane. Secondo me la colpa è loro. Sicuramente la colpa è loro, Gianfrassino. A chi piano con le parole. Con le... Intanto vediamo se questa sera inizia bene. Però sicuramente. C'è cioè, l'energia universale multidimensionale del denaro attiva per tutta l'umanità. È attiva, ragazzi. L'energia multidimensionale del denaro è attiva. Maledetti loro! Adesso mi metto a fare il tassista e chiedo come numero codice <ride> 3Karma5 RF111 <ride> RF grazie del follow e benvenuto in parrocchia, buonasera MAP Loro lavorano con la team, dai con sto treno, dai con sto treno, livello 2,56% Vediamo se effettivamente la, il vortice multidimensionale del denaro questa sera sarà attivo in realtà abbiamo preparato anche diversi video che dovrebbero darci conferma se questo vortice karmico della dimensione del denaro funziona oppure no. Buonasera, cot! Ben arrivato, ben arrivato. Questa sera parleremo. Più che parleremo, in realtà, visiteremo. Eh, pare mi sto lavorando caccialanza, ma mi sa che ha guardato la mia pagina Facebook dove dico le peggio cose contro i Novax, quindi non risponde. A, hype Train livello 3, karma 5, attenzione però siamo ancora a livello 2, 56%, mancano 2 minuti e 15 secondi prima che scompaia questo Hype Train. Dicevo questa sera, questa sera ci eh, immergeremo in realtà più che verso un tema specifico, anche se eh, bazzicheremo, bazzicheremo un tema che è quello del risveglio spirituale, delle dimensioni spirituali. Ma più che altro andremo a visionare eh, i soggetti che ne parlano, i personaggi Perché domenica, domenica questa che viene, inizieremo il nostro, eh, il nostro festival Il nostro primo festival del disagio eh, Grazie appunto alle nostre sfere disagio, mon, potremo evocare i, i personaggi che più rappresentano questa... Questa peculiarità disagiante eh, e li voteremo insieme. Faremo un, uh, un piccolo totonomi e vedremo il vincitore. Grazie, Zig. Grazie mille. Numeretto della riffa Zig. Si parla di Illuminati in generale o solo di quelli cristiani? No, no, in, in generale. Piri, questa sera in generale andremo molto eh, a livello karmico, questa roba qui, capito? Eh, dimensioni Te lo dico per tutti gli acquisti Amazon dell'azienda Sto facendo usare il tuo link d'affiliazione Grazie mille Alberto Numeretto della Riva No il numeretto <ride> I, I disagio vanno in coppia Queste sfere sono piccole No non so quelli, non so quelli. Buona cena e buon chardonnay Ah eh? che c'era Rick Che ci in... Eh... Ci informa sempre sulla sua cena. Comincio subito la serata comunicando il menù della mia cena: medaglioni ripieni al pesce spada. Mamma mia, con sugo di vongole e vino un bianco, Mamma. Mia. la salivazione. Rick mi è aumentata di smisura la salivazione. Appena ho letto, eh, che numeretto? Si, sì, già bevuto. Capito? Buonasera, Craven. Ben arrivato, tra l'altro numeretti da rifa che io ancora non ho segnato Perché mi aspetto... Ah no, ma pensate, ho io il, il taccuino Stavo aspettando che tornava male. Buonasera padre e parrocchia Sapete che il yeah! mio portatile l'ha appena fatto partire questo canale Twitch è collegato al cavo per la tv Boom! Blue screen! Ottimo! Ora sono con il portatile della mia compagna, speriamo bene eh, Aspettavo te ma non me l'hai accorto e ce l'avevo io Quindi non l'ho segnato Quindi adesso ti eh, ridirò allora, ah, rifate tutti i battesimi che avete fatto prima, così li sente. Allora, andiamo a vedere eh, come abbiamo iniziato questa sera. Abbiamo iniziato con Nicco, un numeretto della, della riffa Nicco, uno eh, a pasta Farian. Padre, per l'Accademia dove studio ho scritto una scena per, da girare in stile The Office, dove una troupe di The debunkers... Si infiltra in una riunione di complottisti Il tema della riunione è Gli illuminati si sono voluti dalle <ride> compagnie elettriche Bellissimo Camero Ventoso eh, Bello che domenica Sarà tipo quello che ha fatto il caccia Non lo, non lo so, non l'ho visto quello del caccia eh, L'ha fatto, fatto uno anche lui Figo, figo, non l'ho visto eh, Allora, hai detto Nicco, Pasta Farian Poi ci abbiamo Granaglione Poi ci abbiamo due titoni. E uno di Zig. Buonasera, un cazzo. Buonasera, Xblast. Stasera, grappa di moscato. Penso che possa andare bene anche con la tua cena di pesce. Quando vuoi, facciamo una sfida culinaria. Arbitro imparziale. con chi Così sarà costretto prima a venire a cena a Roma da lei. Poi a Catania da me. Buonasera allo Sgambo. Ben arrivato. Buonasera anche a Zaris. Allora, che, che cosa c'è anche il tuo Zaris? No, non c'è, lo vedo Zaris allora. Se l'hai fatto Zaris, se hai rinnovato e non ti è apparso il comando condividi. Aggiorna la pagina. Aggiorna la pagina, refresh. In modo che ti appare, condividi così mi arriva l'alert Anche a me, lo vedo. Eh, ecco un'idea per la prossima serata complotti Un video di Serenka a caso eh, Per ogni loro che dice Uno shot di room Per ogni passaggio illogico due shot Cioè in cinque minuti andiamo in coma itilico, Ragazzi, buonasera Sanietto Eccolo Zaris Grazie mille, il numeretto della riffa, Zaris, dieci mesi Dieci mesi ragazzi allora, sì, ciao, siamo... esatto, ho detto, in dieci minuti andiamo fuori di testa, non si può fare, non si può fare. Intanto vedi che Tony piano piano si sta avvicinando, eh, a Cap Chaos e a Bitdoomers nella classifica mensile dei, dei donatori. Tony, piano piano, sta a metà, sta a metà. Mi... mi... bacio un secondo? Ah, mi, mi, sec mi imbriaco in un secondo, ok. Comunque, ciao a tutti, non mi dà nemmeno il tempo di salutarvi per bene. E l'alcol lo reggo e bene, eh? da buon on. Brewer, un paio di litri a sera li, li filtro tranquillamente. Buonasera, Chiara. Eh, vediamo un po' che altro ci abbiamo. Allora, io direi che possiamo iniziare. Intanto, ad introdurci nell'argomento della serata. Voi come state messi? Con, con le dimensioni spirituali, Dio K. No, buonasera, no, 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 buonasera Dio K. Una, una bella live su Quanon o sul grande Reset. Ci sarebbe bene. Ma lì ci devi arrivare già prima, se non rischia di farsi del male Buonasera, che scitto. Come io ci reggo bene. No, io ormai oggi nella chat di Telegram di Serenca uh, alcuni hanno tirato fuori il terra, terra. piattismo Ed ecco, scoppiata una civil war! È stato molto divertente. Guardare. eh che immagino che ci, i terra-piattisti sono ovunque le dimensioni sono buone, quelli spirituali, ok, perfetto, eh, ma guarda, la mia signora dice qualcosa a meno di 20, quindi direi, messo bene, con le dimensioni spirituali, ok, non voglio superare, no, no, non voglio superare quei due, ok, oggi nella chat, te ah, no, ho letto, perfetto, perfetto, non contiamo le dimensioni spirituali come lo, è, eh, esatto, ma è come lo usi lo spirito, come lo usi, eh, le mie dimensioni spirituali sono over 9000 qui ragazzi occhio che chi si loda si, si sbroda se dice a Roma eh, grande Lilanto grazie mille grazie per il Raid! ben arrivata fatemi subito uno shoutout a Lilanto eh, Sì, ma in una love su Serenka non stai attento a quello che dice ti, ti perdi esatto in quegli occhioni da cucciolo sono... vogliamo notare che tu hai ancora che c'è standard per il raid Ah, è vero. I serpenti, i draghi, maschere e demoniache, no. catene. Non ho mai cambiato l'alert per il raid, Lilanto. Come va? Di che ah, cosa no. stavate parlando? Mi sono affacciato in realtà prima ne della live, ho visto, visto che Cristo. si stava parlando dei, dei fantoma delle fantomatiche. Eh, creature mitologiche del web, come la Blue Whale, il mostro Pazzuzzo, come si chiamava, Jonathan Calindo e tutte quelle frame. Gnacce varie eh, Alimentate da mamme pancine frustrate E dal E da, da Da mamme bigotte Perché la voce che sento Perché la, la voce che sento Era familiare, è vero? Ginzina? Era una voce da queste parti Che forse hai già sentito Buonasera Smui, buonasera Hallo, Buonasera Mary, buonasera Lorenzo Buonasera Talallosauro Buonasera Shad, chi c'era? Buonasera Bicchiere Smoothie, buonasera Peer DNA, chi è? chi è che stava dall'ilanto? Buonasera anche a Enzo Buonasera Funghetta, ben arrivata, sta ancora mangiando Tranquilla, ancora dobbiamo iniziare Stavo chiedendo così, in linea generale Buonasera Alexander a Buonasera anche al nostro Conchi eh, Dicevo così, in linea generale, come state messi con le dimensioni? spirituali, dimensioni spirituali, prima, seconda, terza, quarta dimensione, siamo in realtà, eh, oggi parleremo della quinta dimensione, perché sembra, a naso, nell'aria, si sente puzza che si sta arrivando nella quinta dimensione, almeno questo è quello che dicono alcuni, mi butto nella mischia dei saluti, buonasera Valeria, ma i nuovi audio quali erano? I nuovi audio sono eh, soldi... Eh, karma e wow c'è cioè, l'energia universale multidimensionale del denaro attivo intesa come taglia di reggiseno va bene le dimensioni birra chiedo per un'amica ma la burocrazia è lenta mi hanno bocciato al test d'ammissione per le dimensioni spirituali alla prima domanda ho bestemmiato <ride> invece di rispondere ah spirituali stavo già dicendo che le dimensioni contano 3 karma 5 oggi è una giornata meravigliosa, meravigliosa con creazione una giornata meravigliosa di co-creazione ragazzi, quindi oggi possiamo iniziare a scartabellare eh, le prime carte. Del disagio di questa sera, ovviamente per introdurci all'argomento del wow, che meraviglia! Wow, all'argomento del wow, che meraviglia! All'argomento del riso spirituale Rulli. delle dimensioni, in cui stiamo eh, presumibilmente entrando a seconda degli esperti del settore, abbiamo ovviamente l'esperto di, di tutto, di qualsiasi cosa, il nostro tuttologo Massimo Taramasco, che ci parla della quinta dimensione. Tartar Controller, ormai siamo nella cosiddetta terza dimensione Ma secondo la New Age i risvegliati stanno ascendendo verso la quinta dimensione Grazie Tartar, grazie per aver scritto per la prima volta in chat E grazie con un commento assolutamente pertinente Ah, quindi noi siamo nella terza Ma chi sta più avanti, diciamo, chi ha aperto l'occhi Chi si è risvegliato, chi non se la fa raccontare da loro No, scusa, da loro Eh... Ah, è già sta andando nella quinta, ok, stanno avanti cioè, Che c'è da fare martedì 24? Non so quello come mangio domani a cena con chi Non ne ho idea Fammi vedere qualcosa che aumenti le dimensioni Ma se c'hai qualcosa da propormi Dimmelo prima così mi prenoto Ma senza passare alla quarta Loro chi? Shhh. Non te fa certe domande Perché più domande ti fai Più le dimensioni La dimensione è splendente E la sua benata lucida eh, Sì è la prima volta che entro in chat buonasera sera tarta Ma già ci seguivi? Già, già eri della parrocchia, oppure è la prima volta che, che, che capiti da questi lidi. Vabbè, tieni di libero, Ma tengo tengo libero, perché con chi ha delle cose in testa che non dice a nessuno, ti dice solo l'ultima parte. Tu non capisci mai di che cosa sta parlando. E Devi dire. Vabbè. Conosco molto bene queste cose, avendole frequentate per molto tempo. Bene, bene. Buoni costi loro che mi si accumano gli shot. Taramasco mi ricorda la pianta per il Che cos'è una pianta per il fegato? Si mette pure in posizione... Sì, Marco è sempre questa, questa... È la posizione del pensatore, eh, di chi ne sa e eh, sta elaborando pensieri per poter istruire il prossimo. È questa di Sì, perché so, so talmente tante cose, ma devo trovare il modo di dirvele a voi che... Non è che, non è che capite tantissimo di così, mi metto così... Ed elaboro la posizione del Mastro Lindo. Uh, si, sì, ah, quindi, quindi già frequenti la parrocchia. Grazie, Tartal. Uh, sai che ti va bene solo perché ci sono io in chat. Così lo potrò ricordare. Sì, che, ah, ok, eh, ti devo fare la sorpresa. Non è che ti posso spoilerare qualcosa. Ok, Se regge l'ultimo capello. Allora andiamo a vedere intanto che cosa è la quinta dimensione in cui i risvegliati. Quelli che ormai hanno capito tutto dalla vita Stanno accedendo Quindi il dottor Taramasco Ci ehm, inizia La quinta dimensione no. è già qui Sveglia ah, in iniziamo già a fare. La quinta dimensione è già qui Però aspetta Perché magari un, una pianta qui Si ricava un decotto per fare sollievo al fegato no. Ma non sarà per tutti Purtroppo allora, che cos'è la quinta dimensione? C'è la selezione all'ingresso. La quinta dimensione è un livello successivo di passaggio del, del pianeta Terra eh, e, di, e, e di parte, diciamo così, dei suoi abitanti. Questo è quello che canalizzano molti esoteristi che entrano in contatto con entità. Quindi <coughs> allora, la cosa, la cosa già, già è bellissima di per sé perché la quinta di l'esistenza. Della quinta dimensione è dovuta alle informazioni che i medium recepiscono canalizzando con altre entità, cioè ci avete presente magica tea domanda e risposta, quella, quelle, <ride> quella è la veridicità dell'esistenza della quinta dimensione spirituale. Io rimango sempre stupito come dal... dal dalle cazzate che uno si inventa. Si, si crea un movimento dietro di gente che eh, fa l'esperto su una cazzata che uno si è inventato capito cioè, è incredibile il, il mondo dell'internet è bello anche per questo cioè, uno si inventa una cosa fa finta di parlare con chissà chi tira fuori una teoria dal nulla e la gente mette lì elabora nuove teorie ci, studia, ci studiano sopra. La quinta è del 5G, esatto. Buonasera Davide. Uh, Woodstock, la quinta dimensione l'hanno vista. Oddio, mag magica dea che incubo. Buonasera Spark, in casa col piccolo incendio. Non ne parliamo, piuttosto qualcosa avete fatto. Azzo Spark, mi spiace, bello, spero tutto bene. Coppa D, ma se ho bisogno di organi posso andare nella quinta dimensione e fregarli? No, quello non era, quello era il multiverso. Quella era un'altra cosa, che era la guarigione tramite il multiverso, eh, che andavi a rubare le parti sane. <ride> eh, ma esatto, Autun, ed, es ed è lo stesso principio con cui nascono le, le religioni. Solo che qui le vediamo a volte nascere sul momento, le cazzate su internet, sui complotti, sulle teorie New Age, le vedi nascere sul momento e la vedi l'inconsistenza, la percepisci perché è qui nel presente. Ma è la stessa. Se potessimo andare indietro nel, trem, nel tempo e in realtà ci andiamo, ci andiamo tutti i lunedì con il cronovisore. È la stessa consistenza su cui nascono le, le religioni. È esattamente la stessa. The Multiverse of Madness, esatto. Eh, ma andiamo avanti con la quinta dimensione perché. La prossima evoluzione del suo umano Ma stai parlando di complotti o di religione? Eh, la differenza è solo temporale. Ivan, sarà una trasformazione mentale. E quindi un passaggio in una nuova dimensione che è uno stato interiore diverso. <ride> esatto Laura. Dove ci, sarà, ehm, ci saranno dei segni tangibili che ind dei tangibili, indicheranno come avverrà questo passaggio e quali sono le persone che eh, sono predisposte diciamo, a questo salto quantico in una prossima reincarnazione. E intanto, eh, diciamo le persone che iniziano a percepire profondamente un universo come un universo benevolo, non un universo che ostacola, non entrano in conflitto. È proprio il periodo adatto per percepire l'universo come un universo benevolo, eh? ci cioè, siamo proprio nel periodo giusto. Eh, Quantico ci sta sempre bene, no Gonchia. Avevo già letto la cena di Riccante. L'ho già sbavato. Eh, potremmo fare una teoria anche noi e poi sì. potremmo spargere eh, per internet come gli untori usando un altro canale YouTube. Ma io questa è una cosa che ho sempre pensato di fare, Nico. Comunque, Gonchia Ha scritto sì. che era eh. più sì. bravo e probabilmente li batteva tutti e due a fare la carbonara. Eh dai, su, smettiamo di dire queste sciocchezze, eh? eh la ramasco quanti così eh? c'è cioè, il mio fegato nei progetti futuri che eh, ha esplorato. <ride> dai, andiamo, andiamo, se continuiamo ad ascoltare a parte di che cazzate dice che... <ride> con con l'universo. Persone che hanno eh, un'elevata sensibilità sanno percepire, sanno vedere e sentire quello che gli altri non sentono. Sensibilità nel senso di capacità di entrare in contatto con entità sottili con entità sottili che cazzo vuol dire entità sottili sono persone che sanno gestire i sogni che sa gestire i sogni il sogno è la dimensione eh, diciamo è una dimensione di contatto noi esseri umani siamo delle forme Air quantico, nome del canale youtube io sento delle cazzate all'ora percepite. Il ponte e il sogno è proprio il ponte, diciamo così, tra questa e un'altra dimensione. Eh, non sono persone che non sono condizionate dai gregore, dai gregore di massa. Quindi, eh, le persone che faranno questo passaggio, questo salto, si diversificano dalla massa. E... Sono detto, sono i risvegliati. Allora, sentiamo Tartal, secondo i New Age alias Spiritual si definisce così la quinta dimensione, è il regno della coscienza cosmica, dell'amore puro e di una vera realtà multidimensionale. Ecco, scusate, mi sto andando solo è qui eh, che sperimentiamo la vera realtà illuminata, uno spazio di illuminazione e comprensione spirituale, una comprensione molto più elevata dell'universo. Ma per entrare nella quinta dimensione mi serve il green pass. Quantico? Vedi che i romani non la sanno fare la carbonara, non ci mettono la panna, ti, ti banno. Sei, sei moderatore, altrimenti ti avrei bannato. Hanno detto tutto e non hanno detto un cazzo. Sì, esatto. Nella quinta dimensione ci sono loro, no. Forse non, non possono entrare nella, nella quinta dimensione loro. La cosa peggiore è che credevo fosse il PC perché sentivo puzza è bruciato, ho staccato la presa con violenza ed ora credo che uno degli hard disk, cazzo, esterni stia facendo compagnia al suddetto porca troia. Eh, perché che ti sera ho letto che si è bruciato il tappeto. Eh, è stato terribile, ho dovuto girare il tappeto e spostare il tavolino da caffè Perce. Per celare i buchi, ma, ma che, che hai combinato? Sei stato tu. Il tappeto ormai è più bucato di Tupac quando l'hanno mandato a insegnare a angeli a rappare, per il resto apposta. Ok, ti sei addormentato con co una sigaretta simpatica. Di la verità, eh, le Gregore, se ricordo bene, sono le maledizioni fatte dalla magia bianca. No, le Gregore dovrebbero essere tipo delle entità parassite. Non. Uh, non so Se la quinta dimensione fosse una loro invenzione per imprigionare elementi con elevata sensibilità, visto che sono così scomodi ai poteri forti, eh, scommetto che non c'è occhio che se io dici vanno in e sono in grado di gestire gli stati di coscienza, cioè ah, okay, un di coscienza particolare, eh, riescono beh, perché, no. a pilotare i sogni, a fare sogni positivi, sogni belli, a gestirli. Ecco, queste sono le caratteristiche. Poi tutti possono. Realizzare questi passaggi, ma queste sono le caratteristiche principali delle persone che sono predisposte, diciamo, a questo ulteriore passaggio dimensionale. Mm. Bene, per Vai. questo video è tutto. Ah, a, posto, a posto, così ah, questa era la, la quinta dimensione, e abbiamo uh, in realtà diversi esperti uh, che ce ne parlano. Uh, io ne ho preparato qualcuno. Ah, anche altra roba però andiamo, andiamo partiamo di nuovo sempre con uh, la quinta dimensione ciao anima bella a parte vabbè molti video iniziano così ragazzi ciao anima bella S ciao anima bella esperti di qualcosa che non esiste ma io che cazzo ho studiato a fare è quello che chiedo alberto guarda questi otto segni uno mentre conduci la tua giornata Aspetta, aspetta, leggiamo. Uh, perché non posso bloccare la chat? Uno, mentre niente, non posso bloccare la chat, quindi mi perdo. Uh, aspettate. Eh, guardate questi otto segni. Mentre conduci la tua giornata, all'improvviso scopri il... che il mondo è più bello di quanto ricordassi Questo verrà a te attraverso ciascuno dei tuoi sensi, vivendolo in un modo completamente nuovo. Sperimenterai il diradamento del velo, permettendoti così di ascoltare la guida e i messaggi di guide angeliche e spirituali, antenati ed esseri che esistono su più piani. mazza quanta gente ne deve parlare! Non, non me va. Questo ti farà sentire sicuro, protetto e supportato durante la tua vita uh, durante la tua vita e, e qui immagino che sia la fine io uh, parlo dieci 10 anni di conservatorio 5 di liceo, 5 di università, 2 di dottorato più due master, una ma baffa in mi metteva a vendere fuffa come questi meno stress esatto e, e soprattutto fatturavi molto molto di più uh, fatemi vedere qual è eh, ecco ad esempio questo il passaggio verso la nuova realtà eh, anche qui siamo nel, nel, nella quinta dimensione. Buongiorno a tutti, sono passati un po' di mesi dall'ultimo video e so tutti, sono tutti non, non li vediamo non li vediamo per tutti i perché sono tutti così lenti, molto, molto pacifici. Perché ormai sono in uno stadio. Oggi avevo voglia di condividere con voi quello che. Eh, sto vivendo io e percependo, eh, sperando di ehm, portarvi una chiave di lettura in più rispetto a, a ciò che possiamo sentire e vivere in questo momento di. Fortissimo passaggio. Un metodo di fortissimo. Bella Argentina. Quanto tempo, sì, esatto. Abbiamo già rotto i coglioni. Eh, troppo... allora, andiamo andiamo sulla, sulla quinta dimensione eh, ad ascoltare i veri esperti. Ciao, guerrieri di luce. Io sono. Ciao, guerrieri di luce. Ciao, anime belle. Sono Giosuè. E oggi vi voglio. Non sei Giosuè. Giosuè uno solo. Parlare della quinta dimensione: okay. il viaggio sciamano. La quinta dimensione. Nell'ultimo periodo ho ricevuto molte domande riguardanti proprio il passaggio dalla terza alla quinta domande? dimensione. Passaggio che sembra si stia verificando proprio in questo periodo. Molte scuole di pensiero esoterico, spirituale Terribile. parlano di questo argomento e molte persone sono un po' preoccupate perché non sanno esattamente che cosa gli aspetterà. Cioè, cioè, se sono inventati che c'è sta quinta dimensione e la gente si preoccupa pure, oddio sta arrivando la quinta dimensione, che devo fa ma faccio in tempo a preparare la valigia? Ho preso tutto, l'ho chiuso il gas. Prima di tutto bisogna dire che il passaggio alla ah, quinta scrivere. dimensione non verrà fatto da tutti. Ah ok, ci sono beh, beh, molte persone che ancora non, non sono pronte per fare questo passaggio, per okay. cui rimarranno stabilizzate cioè, cioè, nella terza dimensione. La terza dimensione, come sappiamo, è la dimensione della materia, è una dimensione molto pesante, per cui anche per manifestare ciò che noi desideriamo facciamo molta no, fatica ma non, non nella è, terza dimensione. Non è, la, non è la stessa cosa. Loro parlano di quinta dimensione spirituale, non c'entra niente. Là. Eh, ma tipo sto ragazzo, come lui parla di tutte cose astratte, ci mette la mano sul fuoco e si contraddicono in certe cose da tutti gli argomenti che trattano, come no, ma probabilmente anche nello stesso video puoi trovare delle contraddizioni. Menzione. Mentre nel mondo dello spirito, per esempio, ci basta pensare a una cosa per poterla manifestare. Sappiamo e comunque cazzo, che utilizzare il pensiero anche nella terza dimensione è estremamente utile affinché qualcosa si manifesti. Detto questo, molte persone che eh, diciamo sono pronte per effettuare questo passaggio e quindi poter ascendere alla quinta dimensione vedranno effettivamente un cambiamento nella loro vita. La loro vita inizierà ad avere una sorta di accelerata. Per cui anche i processi di manifestazione diventeranno molto più veloci, molto più rapidi. Inoltre Pensiamo le persone in... tenderanno ad esprimere maggiormente quelli che sono i loro talenti per cui chi ascende alla quinta dimensione e magari è un a upgrade, non ha sfruttato appieno, non ha espresso appieno determinati talenti, determinati doni sentirà proprio l'impulso è, è un upgrade, sali di livello, eh, quindi se uno deve essere licenziato viene licenziato più velocemente mm -hmm. esatto, già. Presto. la teoria delle stringhe ha dato origine all'idea del nostro universo potrebbe essere un'isola un tridimensionale o brana che galleggiano spazio-tempo a 10 dimensioni. Nella terza dalla terza alla quinta vado a piedi, posso prendere l'ascensione Una sera caos, eh, il Super Saiyan di quinta dimensione. Il mio talento è la pigrizia, quindi nella quinta dimensione sarei ancora più, più pigro. Per favore, ditemi anche voi che non capite un cazzo, Ma come no, Jason, è chiarissimo. Un, ehm, è un'ascesa as asce spirituale quantica dimensionale trascendentale, eh, rispettivamente dalla terza alla quinta, con un sovraccarico multivitaminico dimensionale. Capito? Chiaro, no? E l'esigenza di esprimere la trascendentale Questo è stato asfaltato da Luca e Riccardo in, un in uno smerdole Di che belli tre siete delle persone che una giornata meravigliosa di co-creazione. Co-creazione, ragazzi. Mi raccomando, la parola d'ordine del mercoledì è co-creazione. Ma sta gente prende i soldi parlando, esatto. Ecco perché sono fermo da sì, no! al terzo livello al lavoro. Dove faccio richiesta? Per ufficio Quantico. Creative e magari finora non avete espresso appieno questa creatività passando alla quinta dimensione sentirete proprio l'esigenza l'impulso irrefrenabile di esprimere la vostra creatività proprio che te la, te la ti stai esprime sotto il bello è che non potrà mai essere dimostrata visto che dipende solamente da uno stato d'animo. Esatto, o un modo di sentirsi. Quindi, oh, ma chiunque ma può dire ah, di essere eh, in quinta dimensione. si sentono? Wow, che meraviglia! Si basa tutto su qualcosa come quelli che parlano co con la Madonna. eh? <ride> è tutto lì, è tutto lì. Ti senti, lo sento, lo, 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 lo visiono, lo immagino, lo sento nel mio cuore. Questo è giusto un esempio per farvi La capire che cosa potrebbe accadere effettivamente a chi ascende alla quinta dimensione. Inoltre, ovviamente, la vibrazione diventa più alta, per cui anche l'attaccamento alla materia, l'attaccamento ai beni terreni, diventerà sempre meno importante. Te frega più degno sicuramente perché... molto di voi nell'ultimo periodo. Lo nel... senti tutto? La ah, senti, sta quinta dimensione, Stefano? Eh, queste sono testimonianze, quindi prove. Eh, come clienti, quando ti dicono il software, secondo me non funziona, e eh, poi solo perché sono e non sanno capire quel che leggono. Esatto, esatto, certo, vibra tutto come. gli ultimi sei mesi non scanza di avuto Una situazione facile. Anche una mia amica usa un aggeggio per la vibrazione, ma non è nella quinta dimensione e quindi sto in quinta dimensione della vita se vibra di meno stanno scaricando le battute per beni terreni si intende anche la figa non lo so se c'è eh, la figa spirituale anzi hanno vissuto per la maggior parte dei casi una vera e propria crisi crisi individuale, crisi personale, crisi familiare molte cose anche del passato si sono risvegliate proprio perché dovevano essere risolte Proprio perché Buonasera per scendere alla quinta dimensione dobbiamo eh, arrivare leggermente. No, solitamente è perché chi magari ha una brutta crisi eh, esistenziale di vita, eh, se eh, si appella a questa roba qui, poi giustamente si sente un risvegliato, perché questo è semplicemente un oppiaceo per la mente umana, come la religione. Eh, trovi la figa dimensionale quantica, ma nella quinta dimensione vedremo Maria Clara Romano. Nigeria questo traguardo, e non ci possiamo permettere di portare questi pesi del passato. Per cui molti hanno dovuto fare i conti con delle situazioni irrisolte, situazioni magari legate alla loro famiglia, legate a dei rapporti karmici. E alcuni non sono purtroppo riusciti a tagliare questi cordoni molta con del passato, molta crisi. e questo inevitabilmente crea ulteriore sofferenza e frustrazione. Se le persone che eh, riusciranno ad effettuare questo passaggio, quindi aggiungere alla quinta dimensione, si distaccheranno maggiormente. Ma quindi, cazzo con ma quindi quando sono andato a finire in ospedale con i pozzi fasciati potevo aff evitarlo affidandomi alla quinta dimensione, eh, esatto, vedi? Eh, allora è tutto chiaro, chi ha problemi poi va e crede nella quinta dimensione per non accettare il fatto che l'universo è un po' una merda e che valiamo esattamente quanto dimostriamo di valere. Eh, gli consiglieri gli iscritti Neil Gaiman e Alan Moore, allora, Dio piaci del genere, in giro pochi. Eh, vedo che sta girando, ma che cazzo ti devi spaventare? Eh, cioè, è morto tipo ieri. L'altro ieri è da quel che dice lui. Se mi va, se mi da tutti i suoi beni di valore. Lui sale di livello e io scendo. Ma chi se ne frega? Della terza o prima dimensione, sgancia i soldi. Esatto. Buonasera, Foxy. Se riescono ad arrivare alla quinta dimensione, ergo, se ci riesci, in merito mio, se non ci riesci, sei tu che non sei capace. Quando eh, ho scopato per un anno eh, mi affidavo alla quinta dimensione potevo scendere a tre... Esatto, esatto. Naturalmente da quelli che sono i loro bisogni eh, più prettamente materiali, più no? legati anche all'ego. C'è, c'è È vero che questo non avverrà per le persone che invece rimarranno nella terza dimensione. Anzi... Purtroppo le persone che eh, rimarranno nella terza dimensione, è come se a livello evolutivo avranno una sorta di regressione, per cui tireranno fuori il peggio di loro. Ah, e Perché rosichi di non arrivare in quinta dimensione? Che da dire che tutti riusciranno Cian, a reggere la, la vibrazione del pianeta, perché è proprio il nostro pianeta che sta facendo questo cambiamento. Ed è estremamente connesso. A comunque, della quarta non si parla mai. comunque Che cazzo, che cazzo di. Che fine ha fatto la quarta dimensione? Quelle che sono le tempeste solari. Sappiamo che nell'ultimo periodo stanno. <ride> Due, è una battuta chiaramente non c'è violenza però è bellissima perché a questo vanno, due, eh, vanno sberle due a due finché non diventano pentadimensionali stanno aumentando tantissimo le tempeste solari queste tempeste solari le sono tempeste un modo so in cui ma, ma di che cazzo stiamo a parlare cioè, come siamo, siamo arrivati alle tempeste solari adesso l'universo sta portando il nostro pianeta ad evolversi ad ascendere alla quinta dimensione Ogni volta che c'è una tempesta solare è come se venisse data una sorta di scarica potentissima di energia esperienza. al pianeta e a tutti i suoi abitanti. Beh, non è proprio così, la tempesta solare non è che sia una cosa bellissima. Eh. Ed è ovvio che chi è in grado... Di e non sanno neanche di che cazzo stanno parlando. Il fan di Elio diceva sotto la quinta, non è vero amore per fare questo passaggio accoglie in maniera positiva queste scariche energetiche mentre invece ma lì, ma lì pure la settima ottava è eh, morfi chi non è in grado avrà delle reazioni anche piuttosto violente alcuni purtroppo impazziranno in negativo quindi aumenteranno anche gli episodi di Pazziranno. follia eh, che si vedranno magari al telegiornale gli episodi di violenza eh, perché la gente non riesce a entrare in quinta dimensione che potere che hai? Che potere esatto? Una tempesta solare, un attimo. Potere, potrebbe fare qualsiasi cosa tra il rimandarci all'età della pietra e sterminarci. Tutti quindi, no, grazie. Oggi è una giornata meravigliosa. Sì, di pure mia moglie, dopo la scarica che ho bucato il tappeto, è impazzita. Esatto. Anche Marco ha fatto un video reaction a questo soggetto. Lo consiglio. Ci anche i suicidi proprio a causa questo di questo innalzamento vibrazionale che non tutti riusciranno a reggere. Questo cambiamento non sarà quindi soft, in definitiva. Ma lei ha studiato la gregoriana perché. persone <ride> che evolveranno spiritualmente proprio perché ascenderanno alla quinta dimensione. E quindi si connetteranno anche con l'amore universale Mentre persone che Non riuscendo a fare questo passaggio Perché? Inizieranno a regredire In che senso? Quindi l'umanità si dividerà in due cioè, L'umanità si dividerà in due Da una parte ci sono tutti gli tutti quelli in quinta dimensione Che gliene frega un cazzo di niente Che stanno così in pace col mondo L'amore universale E dall'altra ci stanno i pazzi Gente che si ammazza, si suicida Ma che, ma, ma che film è? Ma è, ma è terribile estremi. non sappiamo ancora bene ovviamente che cosa porterà questo divario e non sappiamo neanche i cambiamenti fisici che le persone che ascenderanno alla quinta dimensione inizieranno a percepire su di sé proprio perché come sappiamo la terza dimensione è la dimensione della materia mentre la quinta dimensione è una dimensione più vicina al mondo dello spirito per cui è anche probabile che il nostro corpo inizierà a cambiare, magari diventerà più rarefatto, magari anche il... Ma che cazzo vuol dire? Come fai ad avere il corpo rarefatto? Non vuol dire niente! Il corpo rarefatto, ragazzi! Il processo di invecchiamento cazzo... cambierà. Ovviamente sono tutte ipotesi, non potremo saperlo finché non giungeremo... No, purtroppo a questo sta un po' rarefatto, po'... <ride> Non sappiamo neanche effettivamente quanto tempo ci vorrà per completare questo cambiamento dalla terza alla quinta dimensione. La quarta! Dov'è la quarta? È solo che il processo è iniziato. E certo. Per cui in questa fase di transizione. <ride> esatto. Messaggio eliminato dalla quinta dimensione. Abbiamo perso tutto il filo. <ride> sì, è impossibile, questa ipotesi di eh, the new cazzate esatto. Corpo rarefatto e body shaming. Non entro più nei pantaloni, colpa della quinta dimensione. il mio consiglio è quella di lavorare molto su se stessi e soprattutto di risolvere tutto ciò che di irrisolto c'è nella nostra vita e che abbassa le nostre vibrazioni, che ci fa star male, che ci fa provare emozioni e sentimenti negativi sempre secondo loro il nostro corpo passerà da composizione a carbonio ad una composizione al silicio bello eh, ci fosse uno che abbia il coraggio di dire che siamo solo degli animali più sviluppati degli altri quando moriremo saremo solo esclusivamente terra per vermi corpo rarefatto io lievito come un maialino all'ingrasso ma se io ho la possibilità di andare alla quinta dimensione posso scegliere la quarta proprio perché per poter ascendere poi alla quinta dimensione dobbiamo sì, arrivarci sì, ci leggeri a e soprattutto possiamo ascendere solo se avremo un livello vibrazionale alto Giusto, per cui tutto ciò che ci tiene bassi eh, tutte le emozioni negative, i rancori, i legami karmici del passato, Ma tutto se questo siamo chiamati a lasciarlo andare. Da Ovviamente in questo video ho espresso il mio... Ok, andiamo a vedere i commenti, perché se complimenti Giosuè non è semplice spiegare questo argomento, aggiungerei la risonanza Schumann che spiega l'innalzamento della frequenza che emana la Terra stessa e crea sconvolgimenti inattesi. Ciao, sto vivendo un momento molto difficile, è possibile che il mio passaggio alla quinta dimensione sia bloccato da alcune situazioni che vivo giornalmente? Lavoro, famiglia, eccetera. È come se l'anno scorso avessi iniziato questo cammino per determinate situazioni e non riesca a proseguirlo. Spero almeno di non tornare indietro. Ma gli ha risposto. Certo, potrebbe essere la risposta. Certo, ovviamente il video una curiosità, ma questi salti quanti, ogni quanto avvengano. Ogni quanto avvengono. Caro Giuseppe sei grandioso nei tuoi video, esplicito e chiarissimo, interessante interpretazione del, mondo, del modo di esprimerti, eh, fate parte di un mondo magico, Noi in lotta con i problemi giornalieri, in un paese che lentamente si svuota a capo di un'attività eh, che arranca, eh, vi ascoltiamo a bocca aperta con la speranza di migliorarsi lentamente e arrivare al vostro livello. Eh, grazie, hai fatto una spiegazione molto chiara È un processo lungo, forse infinito Comunque molto doloroso Guardarsi dentro per, per tentare dalla, Per tentare Dalla Matrix di provenienza È un'opera eroica Ma ne vale la pena Praticamente ci si trova a ricominciare da capo Non potendo in alcun modo contare sul vissuto la Ringrazio Il video è di qualche mese fa Alla luce anche della pandemia in corso È sicuro che siamo chiamati ad un'evoluzione del pianeta eh, grazie per la saggezza, bellissimo video, ciao Giosuè, stupendo, cioè, tutti estasiati, tutti estasiati, non c'è nessuno che dice ma che cazzo hai detto, eccezionale, grazie molto, ti ascolto, sì io ho avverto molti cambiamenti, eh, sono rimasta a bocca aperta, Grazie, infinite. Attraverso la scrittura dei miei viaggi, sto avendo molte conferme sull'argomento. L'occhio onniveggente di Horus. Così a buffo. Lo buttiamo lì tanto va bene tutto. Grazie, perfetto, grazie per i consigli, Giosuè. Sei fantastico. Il mio obiettivo è arrivare alla settima dimensione. Qui abbiamo uno con una grande ambizione. Ciao, sei in gambissima. Spieghi in modo semplicissimo. Non è possibile che alcuni invece arrivano dalla quinta alla quarta dimensione? Parlaci anche della quarta dimensione, ovviamente. Ivan si chiede: ma la quarta dimensione in cosa consiste? Ah, ok. Eh, eh, non non c'è la risposta. L'ha tolta. Un'altra piccola domanda. qual è il tuo mestiere. Cosa fai per campare? Mi occupo di insegnare e tramandare le pratiche sciamane. Oltre a scrivere libri, vedi? È così che si campa nella vita. Pure io non ho capito un cazzo. Che cosa faccio le live di satira su questa gente? Devo unirmi a loro per poter campare. Domanda per la chat. Dove sta? Ma secondo voi questa roba si scoma? Sempre quella. La domanda tu è sempre quella, Spark. Eh, ragazzi, veramente secondo voi queste persone cosa fanno? Questi video sono pericolosi perché boh, noto stanno succedendo delle cose assurde in tutta Italia. Adoltre, magari seguendo sta gente, altri eh, si sentono. Non ha senso il dio, no, vabbè, oh, non c'entra niente. Mi piacerebbe far fare il riassunto di ciò che ha detto. <ride> sì, esatto. Eh, L'ascensorista ti porta lui su e giù per le dimensioni, esatto. Ma attenzione, perché a parlare di, della dimensione non c'è solo eh, lo scia, youtuber sciamanico, ma anche un, un dottore, dottor Giampiero Abate, eh, che ce ne parla. Carissimi, spesso si legge o si... Dottor Giampiero Abate, ovviamente dottore di che? Fi fisico, eh, teologo e esperto di Kabbalah. Che è proprio una persona, un, un esperto di, di Dimensioni spirituali a cui tutti noi possiamo affidarci non è col codo fisso, lei sottovaluta la mia esatto. Eh, es es voi pensate quanta gente invece si affida a, a queste Sente risposte dire, Io stesso dico che stiamo entrando nella quinta dimensione, ce lo dice pure il dottor Giampiero. Eh, eh, credo che questo punto necessiti di, di, di alcuni chiarimenti, eh? Sì, sì, sì. Beh, il primo chiarimento è perché la quinta dimensione... È proprio così il video spazio. La quinta dimensione perché nel linguaggio comune noi viviamo nella tridimensionalità, mm -hmm. nel senso che in realtà stiamo vivendo a quattro dimensioni, ma noi contiamo solo quelle spaziali, quelle che percepiamo dello spazio, per noi il tempo è una cosa data per scontata lo sentite nella dimensione a sinistra quindi parliamo sempre di tridimensionalità no altro non lo sentiamo tutto in sì. realtà entriamo nella quadridimensionalità dal punto di vista fisico il punto di vista animico e spirituale è sempre un gradino più in alto quindi eh certo, certo. noi oggi siamo, eravamo meglio dire nella quarta dimensione e adesso a livello spirituale entriamo nella quinta dimensione. Entrare nella quinta dimensione eh, significa tutta una serie di cose perché a questo punto capite che i cambiamenti sono in parallelo sia animici che dal punto di vista eh, spirituale che dal punto di vista materiale, cioè tutti i piani, tutti i questo sarebbe sì, esatto. Quindi, eh, eh, quarta dimensione per il corpo, eh, per questo non se ne parla. In ambito spirituale, esatto, sì, eh, ma si paga per entrare. Il problema è che regredisci e se regredisci alla seconda dimensione, che fai? Ti muovi solo di profilo. Come, come funziona? Eh, quel che mi domando è, ma se un fisico come può conciliare l'essere appunto fisico con queste boiate è inconciliabile per definizione? No, perché all'inizio non hai visto, lui è un fisico teologo e esperto di Kabbalah. Quindi, ora mi faccia vedere la laurea in Fufu. I vari piani dell'essere si muovono tutti quanti assieme. Dall'altra parte, una cosa che voglio dire subito è che non facciamo un salto nella quinta dimensione. Ah, no? no, ci entriamo progressivamente. Ah, okay. Quindi c'è un processo in atto. Che, progressivamente, ci porta fuori dalla quarta e ci fa entrare nella quinta dimensione. E questo significa anche che ci sono molte persone che vivono già tanti aspetti. Eh, fisico teologo solo in cucina trascendendo la cabala che per il fatto di essere considerato in grado di intendere tipo, si sente confuso ma lui ha fatto una lotta alla quinta dimensione esatto magari è un po' stanco come quando perché ecco ora si spiega tutto hai il soffitto basso se salti sbatti la testa allora eh... parliamo anche di risveglio spirituale perché è quello che serve per arrivare nell nella, uh, nella quinta dimensione, però, prima facciamo un altro esperimento. Come abbiamo fatto l'altra sera con uh, la, la ruota dimensionale del denaro. Adesso, eh, Giosuè, di nuovo ci spiegherà come attirare ricchezza in abbondanza. Vediamo se l'altra volta è andata forte. Oggi no? vi voglio parlare di ricchezza e di abbondanza, vai, vai che sto pronto, vediamo. come attirare nella nostra vita ricchezza Dai, yeah. ed abbondanza, che è una tematica cioè, che so diversa che, diversa che interessa a molte molte cioè, persone. Allora, per spiegarvi come riuscire ad attirare ricchezza e abbondanza nella vostra vita, devi fare vai. prima una premessa: Va nella be, visione bello. sciamanica, il mondo esterno, e quindi la nostra vita, non è altro che un riflesso di ciò che noi abbiamo dentro e quindi non è altro che un riflesso delle nostre emozioni, delle nostre paure. Vabbè, delle nostre vabbè, ma andiamo sul concreto, credenze, eh, la ricchezza di parole, eh. e quindi capite bene che se partiamo da questo presupposto per diventare ricchi, per vivere nell'abbondanza e nella prosperità, eh, eh, dobbiamo prima esserlo. Cosa vuol dire esserlo? Non agire come dei folli e andare a... Ma che vuol dire? Per, per diventare ricco devi prima esserlo, ma non, ma non ha senso. C'è qualcosa che non quadra. Ti devi comportare come... ti devi atteggiare da ricco. Devi si flexare si, i, i no, soldi che non hai. Certo, certo. Spendere una fortuna ma per negozi... alla persona che vorresti... Ah, ok, essere, ok, ok, ok. Siamo poveri perché non lo stiamo essendo, esatto, magari. esatto, esatto: o per gioiellerie. No, non c'entra niente. Essere vuol dire sentirsi, senti. io mi sento, oh, okay. e, e questo è anche facile perché se noi ci paragoniamo alla maggior Faccio. parte delle persone presenti in questo pianeta che non hanno un tetto sopra la testa, non hanno da mangiare, non hanno accesso a delle cure mediche, non hanno istruzione non hanno una macchina, non hanno assolutamente niente. Come possiamo noi non sentirci estremamente fortunati, estremamente ricchi? Quindi invece di rimanere sempre concentrati su ciò che ci manca, su ciò che non abbiamo, su giusto, ciò che vorremmo, iniziamo invece a fare l'elenco. Di tutte quelle straordinarie cose che sono presenti nella nostra vita e che purtroppo ormai diamo per scontate. Quindi attirare ricchezza nella propria vita richiede anche un, uno sforzo, no? Quindi imparare anche a essere grati delle piccole cose, non so, un piatto di pasta per pranzo, una cosa che ci piace ringraziamo l'universo per questa abbondanza che abbiamo sulla nostra tavola che ha mandato un che ci funghetta. piace e il nostro computer, la nostra automobile ciò che magari ormai <ride> diamo per scontate ma che la maggior parte delle persone le mie espressioni cambiano, perplesse alla ricchezza come possiamo noi sentirci poveri e quando la consapevolezza profonda di essere ricchi entra dentro la nostra hai detto, hai detto, inevitabilmente agiremo come ricchi penseremo sì, ma se come ricchi, sordi? e smetteremo di avere paura per il futuro quindi smetteremo di vivere con l'angoscia allora vai vai così allora ecco dai mi sento ricco mi sento ricco eh... <ride> Counter della serata mi sento ricco ragazzi mi sento ricco vediamo se funziona anche da questa volta a fine mese, o di non riuscire ad avere una pensione decente quando saremo anziani quant <ride> e quant'altro e mi la magia così io mi sento ricco si vede che l'universo agirà convoglierà verso il mio sentirmi ricco e farà giungere a me la ricchezza che Eh, se anche voi vi sentite ricchi per attirare eh? la ricchezza, potete fare delle sub Quindi al canale. Se vi sentite ricchi, non è che non è che vi costa spendere 3-4 euro per fare una sub al canale. È eh, la ricchezza così gira per tutti, capito? Secondo eh? noi sentiamoci cioè, ricchi, è un po' più in È un po' più aspetta. È un po' troppo, è un po' troppo. troppo sì. Autoreferenziale. allora aspettate, eh. Sveglia! Oh, allora facciamo sentiamoci ricchi Ecco, ecco. così è un, po più, è un po più comunitario sentiamoci ricchi io mi sento ricco sono sono e eh no vedi l'atteggiamento è sbagliato Spark non è, non è che devi pensare al fatto che c'è una lira De, devi donare i tuoi soldi perché è così per, come se fossi ricco in modo che così l'universo ti premia questo tuo sentirti ricco facendogli entrare altro denaro, non si sa quando, non si sa come. Però nel frattempo tu hai attivato la ruota del denaro karmica trascendentale. Guarda, guarda, te la faccio sentire, senti, eh? C'è l'energia universale multidimensionale del <ride> <che ride> denaro. E vedi, che arriva, che verità. funziona, che, che si attiva. <ride> <Alleluia>! <ride> grazie, a Jason, Grazie a Jason numeretto della riffa. Ma altrimenti c'è cioè, solo che. C'è solo che proprio non ci sono altri soldi È uguale, uguale non è... Io sono ricca di proteine Ti ho fatto un bonifico sul tuo conto nella quinta dimensione, bastardo <ride> eh, Sono ricco, sono ricco, sono ricco Ma non adesso La ricchezza viene adesso Ma ancora no, ok? Allora, allora Andiamo sul... Uh dov'era quest'altro oh abbiamo oh, il risveglio spirituale sintomi significati ed esperienze i soldi arrivano ma ancora no questo discorso mi ricorda, mi ricorda tantissimo quel tipo della melevisione dei complottari frasi fatte del cazzo intanto la sua potenza gli compra i cristalli e le spare magiche io mi sento ricco quanto vuoi ma da telefono non mi fa fare niente perché il telefono è controllato da loro che ci ostacolano ricco. sono ricco giusto ma povero di so <ride> ricco di gusto ma povero di so la ricchezza di adesso ancora vabbè un'altra dimensione magari sono ricco io sono ricco di povertà Dammi il nome che questa è la volta buona che strappo il poster e butto giù il muro. Io sono ricco perché rubo i soldi al me stesso, nel multiverso quantico, grande princesa mia. Io sono ricco perché ho Gesù. <ride> Ma la ghiandola pineale non ce la mettiamo, c'è anche la, grande, la ghiandola pineale ragazzi. Ti pare che la teniamo fuori dal discorso la ghiandola pineale? Allora, andiamo sui sintomi del risveglio spirituale. Ovviamente, come non iniziare un video del genere dicendo parlarvi di risveglio spirituale? Aspetta, aspetta, aspetta. Che cosa provano le persone? Oh, ciao, Dio. belle Vieni. persone. Adesso ciao, belle persone. vedere di risveglio spirituale. Belle persone! Belle pe... Si vede che non esci molto dalla tua stanza e non lo frequenti il mondo perché che cosa provano le persone quando hanno questo risveglio interiore spirituale? Quali sono i sintomi, per così dire, di tale risveglio e di che Cosa si tratta in concreto? Accompagnando il tutto. Ma perché parlano poi tutti allo stesso modo? Cioè parlano tutti un po' così, perché il risveglio quantico ti fa vibrare verso eh, una dimensione diversa e quindi ti senti più leggero, più sollevato, capito? Eh, la tua testa eh, vibra, in una dimensione cosmica, trascendentale, quindi tutto il tuo essere. Con qualche riferimento alla mia esperienza personale, perché credo che sia. un po' io inizierei un video con a pezzi de merda. Mi oh, risveglia alle 4 il mi risveglio è con le palle girate. No? Esatto. Il modo per condividere queste cose, trattare questi tipi Io devo abbandonare stasera, sono stata malissima tutto il giorno, febbre più colica biliare Sono disintegrata, azzo Valeria, ci dispiace Buon proseguimento Valeria, riprenditi, vatti a riposare Grazie per essere stata con noi fin quando ce l'hai fatta Buonanotte. Eh, perché è un mondo dove il bene che vince e il male che perde, capito? Temi nella maniera più semplice e chiara possibile, in modo da poterlo lob, spiegare lob, anche lob. a coloro che non sanno quello di cui uh, sto parlando perché okay. non l'hanno sperimentato più. E voi? Voi l'avete sperimentato? Siete in un risveglio spirituale? Beh, Saprei. se state guardando questo video, probabilmente la risposta è. Eh sì, e non perché il mio video sia guardato soltanto ah, sì, da per favore. quindi già siamo nel risveglio spirituale. Body, reale, il colpo di Tra... scena già siamo nel risveglio spirituale. sembra una parola così altisonante, semplicemente perché chi ha raggiunto, sta raggiungendo un livello di consapevolezza più alto. Amore, amore, amore. Ma lo sente padre! La spada del fuoco! Ma io non mi risveglio manco la mattina. È più facile che ricerchi eh, queste informazioni su questi temi. Informazioni su quello che gli sta succedendo e che ricerchi altre persone simili a lui in modo da condividere quello vita. che sta succedendo nella sua vita e non sentirsi solo. quindi Ciao se c'è qualcosa che non ti piace del tuo viso o del tuo profilo, prenota la tua analisi facciamo: morfodinamica. morfodinamica. La chirurgia cosmetica morfodinamica è un innovativo approccio alla Ma capito, però, se fai la pubblicità con sta faccia, non è che mi invogli in questo modo. In realtà è una conseguenza non piuttosto ispira logica del ed è mestiere. perché dico che se state guardando questo video, se seguite il mio canale, probabilmente vi rispecchierete in questa e, descrizione. Allora, proprio... un risveglio spirituale è un processo di crescita personale attraverso il quale un individuo Morf... uh, prende consapevolezza della morfologia dinamica trascendentale. Eh, qui serviva la pubblicità di, degli psicologi io mi diverto a far provare a mia moglie il risveglio piccante solamente finisce sempre con lei che mi manda a fare in cura io gli faccio, faccio finta di dormire profonda connessione che lo lega a tutto ciò che lo circonda sì, e non parliamo amore, cioè, soltanto video, eh, delle altre persone non parliamo soltanto della natura ma del tutto un tutto universale dentro al quale iniziamo a identificarci completamente e profondamente. Siamo abituati a pensare che l'essere umano è finito e imperfetto. Invece? Attraverso questa consapevolezza, invece, ci rendiamo conto esattamente del contrario. Siamo infiniti in quanto parte di un disegno molto più grande di noi, di una realtà molto più grande di noi, che improvvisamente iniziamo a sentire come propria. Noi non siamo finiti. Il nostro corpo è finito, le cose materiali sono finite, ma noi siamo spirito, e lo spirito è qualcosa di eterno e infinito. Nati in corpi fisici. Dove sta scritto pure se fossero, no? pure se fossero, pure se fosse, dove sta scritto che lo spirito è così come dici tu. Sullo spirito, pure se pure se fosse, sono teorie, non, non hai certezza di un cazzo non c'è niente su cui puoi appellarti Già, cioè, ah, io conosco come è fatto lo spirito se ci siamo abituati a dimenticare la nostra vera natura Vivi... commenti, commenti, andiamo a vedere i commenti mi ritrovo moltissimo le tue parole e non posso che essere profondamente grata perché mi sembra di aver iniziato a vivere davvero soffrendo sinceramente la mia essenza grazie, a bellissimo il messaggio che vuoi trasmettere eh, mi vengono i brividi, bellissima descrizione assolutamente sì, cara Mergi eh, tutto molto bello che ci siano persone come te. Che tutto molto bello, tutto molto giusto. Tutto molto... Io spero tanto in un risveglio spirituale collettivo. Eh, bel video, hai fatto bene a parlare di questo argomento proprio nel gruppo. L'abbiamo affrontato. Eh, sarebbe bello essere un fotonico. Sarebbe bello essere un fotonico collettivo d'amore fraterno. Ma <ride> perché? Ma che cazzo vuol dire? inviando pensieri di luce a tutto il mondo bisognoso, grazie Angelica narratrice di narratrice di esistere <ride> bello sarebbe bello essere un fotonico collettivo comunque, io, io da bambino devo dire la verità che ho sempre cioè, che vuoi fa da grande, già cioè, astronauta, al pompiano, io volevo fare il fotonico collettivo è proprio <ride> Ah, e eh, se Dio la benedica e la protegga nel suo abile cammino Namaste. Di confusione, secondo me è bellissimo quello che dici. Ti ringrazio. Perché, se abbiamo la stessa esperienza, che emozione, hai ragione. Ho trovato il tuo video. Eh, perché sto vivendo il mio risveglio ed è incredibile ciò che dici. Esperienze astrali, extracorpore. Vorrei davvero approfondire la bellezza dell'universo e non fermarmi. Grazie a questo video che hai condiviso con noi. Eh, mi piace come diario ti risponde. Uh, spiritualità non vuol dire religiosità. Mi vi dato una grande mano, grazie ancora. Seguito i tuoi video molto interesse. Grazie, è un piacere ascoltarti, uh, meraviglioso. Sei sulla buona strada. Questo è uno che ne sa, quindi dà consigli oltre. Riesci a fare un video sulle tecniche di memoria? Eh, sei dolcissima e bellissima. Io sono entrato in questo mondo fantastico, bellissimo. Tutta gente veramente positiva. Eh, che sta veramente veramente bene grazie di cuore angelo eh, bellissime parole per un paio di minuti non mi sono sentito solo grazie ciao complimenti grazie per gli spunti ti ho scoperto davvero nel momento giusto grazie di tutto trasmetti una bella una bellezza difficile da descrivere grazie per questo video questo è spark eh, grazie per aver condiviso la tua esperienza yeah, sono tutti così sono un po' tutti così a parte quello del fotone del, del, del fotonico collettivo eh, grazie, assai. Grazie, assai. Questo è Sparti. Grazie assai. Eh, sei di grande ispirazione. Ok, ok. Vabbè. Bisogne, bisognerebbe leggersi. Perché sono poi sono tanti, sono tanti, come faceva Verdone quando mi dava l'Ippi. <ride> sì, esatto, esatto. Vogliamo del vero disagio. Qui sono troppo pieni d'amore fotonico, padre. Eh, le ho scritto nella parrocchia tele. Per questo non deve essere legalizzato. Esatto, esatto. Avreola ah, nucleare Grazie del follow Fleff Grazie mille Ah sei sei lui Craven Grazie del battesimo Jeffrey Grazie mille Numeretto della Riffa a te Intanto saliamo Ci stiamo sentendo ancora un po' più ricchi Un po' più ricchi eh, Facci che questa non dispiace per nulla nemmeno a me, ok, ok. Ma abbiamo altro, eh? abbiamo altro. Uh, questo lo stavo vedendo prima, qui abbiamo il compito della ghiandola pineale nel risveglio dell'essere umano. Visto che me l'avete chiesto. Ma infatti, sta ricchezza stasera non, è, non girava come mercoledì scorso. Eh? Mercoledì scorso c'è stato proprio un'energia un un quantica dei soldi. Ma proviamo a riattivarla proviamo a riattivarla dove cazzo sto scrivendo ho cliccato proviamo a riattivarla proviamo a riattivarla c'è cioè l'energia universale multidimensionale del denaro attiva per tutta l'umanità lo sai perché perché non c'ho la bacchetta magica ragazzi mi sa che è quello il problema c'è cioè la bacchetta magica ci voleva Alla ghiandola. Peniale. Ciao a tutti, benvenuti a questo video dove parlo della ghiandola pineale. La ghiandola pineale è questo organo al, nel centro della nostra testa, proprio a mezzo, dalla grandezza tipo <coughs> di 2 centimetri, e l'organo più importante della, del nostro cervello. Esatto, ma non la, non la bruciavano con i termomiti laser durante la pandemia. È vero, è vero, la tua bacchetta magica non, non, non fa più, esatto perché è veramente un, um, sì, un centro alchemico chimico che eh, trasmuta tantissime sostanze, ormoni in altri ormoni, perciò proprio Io è un di momento particolare penale, ma... di quello che sta succedendo nella nostra testa ma da infatti, un lato, ma infatti, Savietto, è vero, eh, produce eh, questi ormoni come serotonina e molleontonina che sono importanti c'è lo spirito santo nella... per il benessere fisico, ma poi c'è anche la produzione del DMT e il DMT, questo trimetiltreptamina, è la molecola di chiaroveggenza dell'espansione della coscienza, come viene anche chiamato anche spesso il mio libro di è andato in autocombustione. Ehm, sentiamo questo termine che la ghiandola pineale viene denominato come terzo terzocchio. A voi la dite questa cosa? In questo senso è anche vero, perché se abbiamo un buon funzionamento della ghiandola pineale perciò una buona produzione di um, ormoni, come anche. Ma perché non riesco a passare la live sulla TV con Chrome? <ride> che ne so io? Eh, aspetta, che molecola la DNT? Eh, io sto dando fuoco al mio. Eh, non lo so, ma lo fai da cellulare o da computer? Sono anche da computer. Eh. Puoi andare su, su, su Google Chrome in alto a destra sui tre puntini verticali, gli dici trasmetti e lui se c'ha il, il Chromecast collegato te lo butta di là. Ah, pure qui mi in quel momento lì siamo veramente capaci a percepire 360 gradi. La ghiandola pineale trasforma il triptofano in un amminoacido che assumiamo attraverso la linea. Troppo tecnico, questo, troppo tecnico. Ehm, torniamo al, al risveglio, che era il video che stavamo iniziando. Prima, ehm, le sei caratteristiche delle anime antiche. Ragazzi, se volete sapere se, eh, se siete delle anime antiche, qualunque cazzo di cosa voglia dire, adesso potete scoprirlo. Lo no, snack no, pratico no. progettato per giocare senza distrazioni. Mind popping. Zscaler. A smart application insights lead to smarter real estate decisions. Experience your world secure. Ciao anima bella. Ciao anima bella. Sono Paola. Ciao. Paola. E oggi vorrei parlarti delle anime antiche per capire chi sono. <ride> perché, tu, perché tutti così. Tutti così, sommessi. No, ci vorrei parlarti delle. Buono. Oh no, elencarti. Sei caratteristiche che indicano pausa, se ma sei un'anima un antica. Ciao, anima bella! Prima di tutto vorrei chiarire se che. Che vuoi sentirmi sotto? No, allora, non è così. Io ho 22 anni, secondo voi, sono da considerare un'anima antica? Sembra una delle chat, sì, esatto, mi sento... mi ansia, cazzo. Che essere un'anima antica ecco. non ha nulla a che vedere con l'età biologica. Non ha l'età biologica, non è l'età biologica. E infatti, che ci sono molti bambini nati con un'anima antica, da genitori con un'anima molto giovane. Sono molti bambini nati con un'anima antica, da genitori con un'anima molto giovane. Votano la essere un'anima antica ha a che vedere con la maturità emotiva, l'intelligenza emotiva. Il sapere e capire il mondo in modo profondo e capire le energie che lo circondano. sotto come musica vogliamo parlare. Le anime antiche ti vedono attraverso. Sanno cosa stai provando e pensando ancora prima che tu riesca a capire i tuoi pensieri. Ci no, sono non cose è che solo le anime che parlano proprio così. antiche sono in grado di capire, semplicemente perché hanno già visto e vissuto tutto. O hanno avuto così tante vite che hanno imparato come piace. la vita sulla terra funziona. <ride> Secondo mio figlio è la rincarnazione del diavolito della Tasmania. Le anime antiche come Deo ti guardano, mentre io a sette anni già tiravo porconi con mio nonno, mentre raccoglievo pomodori nell'orto, che dite le tengo le credenziali per l'anima antica? Io già sono devastato per conto mio, se vado in quinta dimensione l'universo, quanti come si apre il terzo occhio e la mia anima antica mi fa il bonifico. Le anime antiche sono quegli esseri speciali. Ah ok Tartal, grande Tartal che è esperto. Anime antiche intendono anime che hanno affrontato molte incarnazioni e che perciò hanno acquisito la saggezza. Ah ok, sono le anime che hanno livellato di più, eh, che hanno più punti X, che hanno schillato, perfetto, figo. Che ti fanno riflettere solo con la loro presenza. Vivono la vita con integrità e valori molto alti. Ho smesso di lavare i piatti e posso scrivere. Madonna, che voce fastidiosa! Hanno uno spirito così profondo che stimolano costantemente le emozioni altrui. Ma è Dark Souls, infatti, un'anima antica. È... <ride> no, no, questa mi fa venire il latte ai giro. Sì, che infatti sono troppo lenti, troppo. troppo... Allora, questo, questo è. Un... Ah, queste sono le... questa è sempre lei, però, no, questa è un'altra. Ciao anima bella, questa è un po' più, un po più smart. E eh, che cazzo, questa è un po' più smart, eh? I like it. I like it. Ciao anima bella. Sono Paola e oggi ti vorrei parlare delle verità scomode. Più... Di... Qui Paola si è presa il caffè prima di fare il video spirituale, quello che nessuno ha il coraggio di dirti. Quello che nessuno ha il coraggio di dirvi ragazzi, qui siamo nella verità, eh. Ho deciso di creare questo video perché ho notato che molte persone sono molto confuse riguardo al vero significato di... di avere un risveglio spirituale e ascendere alla quinta dimensione di coscienza. Avere un risveglio e l'ascensione non è qualcosa che va di moda, che possiamo raggiungere in due ore. Non è qualcosa è che il decidiamo il di avere e soprattutto non è una passeggiata di piacere. No, no. Cosa Ci risvegliamo quando la nostra anima è pronta. Molte persone si risvegliano dopo traumi importanti o dopo aver toccato il fondo o dopo un'esperienza molto dolorosa. <ride> Ciao anima bella, quando usi l'anima antica per livellare ricorda di mettere i punti in piromanzia. <ride> Ma perché parlano come le signorine dell'166? I più vecchi capiranno, sì, sì. Nessuno ha il coraggio di dirti, ma se c'è il video... La verità nuda e cruda Eccola è che molti oh, di no, noi no, si no, risvegliano no, dopo aver no, provato no, un no. dispiacere senza precedenti. Ah, è questa la verità, nuda e cruda. Questi dolori e dispiaceri sono quello che ci serve per capire qualcosa di così profondo e intenso che la mente umana non è in grado di spiegare e comprendere. Il modo in cui vediamo e percepiamo il mondo dopo... Eh? Se sta un po' alterato, sì, sì, Il risveglio spirituale cambia totalmente. La... Ciao padre, sono al lavoro in tangenziale, non so perché, ma me... a ma me da questa... Ah, ciao, sono Paola, al lavoro in tangenziale. Le nostre vite ma... cambiano, il nostro rapporto con le persone cambia completamente. Se stai pensando che ti piacerebbe provare l'esperienza di avere un risveglio spirituale, ti chiedo di fermarti un attimo e chiederti... Sono pronto a lasciare indietro tutto quello che so e che conosco. Sono pronto ad imparare tutto da capo. E intanto qui come adesso non lo vedete perché c'è il mio eh, sentiamoci ricchi e invece qua compare il suo sentiamoci ricchi. C'è scritto acquista il mio ebook. Sono pronto a lasciare andare le persone che... Ma se la mente umana non lo può comprendere perché lei lo sta spiegando ci dice Shadford. Questo spirit splaining. Lo spirit splaining, ci abbiamo conosco. Ma infatti, si, sì, non... sono pronto a riconsiderare ogni singolo aspetto. So cose trascendentali, incomprensibili, intangibili. Però te lo spiegano e ti vendono anche il libro in cui te lo spiegano. Capito? Della mia vita, sono pronto ad espandere. Per sono pronto a, a scoprire a scoprire. Sono pronto a rivalutare il mio ruolo nell'universo. Siete pronti a rivalutare il vostro ruolo nell'universo? Siete pronti a finire la striscia delle sub di oggi, che stiamo solo a 2 su 10? Eh, non ci arriva in di direzione. Sono pronto a cambiare così. radicalmente il mio sistema di valori? Eh, il sistema di valori vogliamo cambiare. Sono pronto a contribuire attivamente all'evoluzione della Terra? Sveglia! Eh, siete pronti a contribuire attivamente? Della sono pronto a volta. vivere una vita guidata da compassione, amore incondizionato e comprensione? Clicca e vai in quinta dimensione a soli 9,90 euro. Sono pronto a vedere la verità? Eh, sei pronta? Sono pronto ad alimentare la luce. Io bolletta di sto sono... periodo. Sono pronto per fare parte di qualcosa di più grande di me. Se la risposta a tutte queste domande è sì. Anima bella, allora, sei allora pronto bella. per iniziare il tuo viaggio di ascensione? Ah, se la risposta è sì, sei pronto. Ci sono alcune verità scomode riguardo ad avere un risveglio spirituale, fatti che nessuno ha il coraggio di dirci, ma che voglio condividere con te per rendere il tuo percorso più facile e consapevole. Se è no, prima di tutto, un risveglio spirituale. Anima mia, torna a casa. Non può essere forzato. Eh, vedi, non... Queste sono le verità scomode. Non eh. ci sono scorciatoie per renderlo più veloce ed è un viaggio, non una destinazione. Per favore, padre, tolga sta voce: sono col rosario in mano e sto arrivando alla convenzione. La risposta è dentro di te, che però è sbagliata. Avere un risveglio spirituale è doloroso. Quando inizia è come essere abbandonati nel bosco senza luce, senza cibo, senza un tetto sicuro sulla testa, senza direzioni, totalmente al buio. Ci vuole tutta la nostra forza per guardarci dentro, affrontare la nostra parte oscura e trovare la nostra luce. Quando inizia non finisce mai, è un viaggio costante di evoluzione. Avere un risveglio spirituale vuol dire lavorare su noi stessi, solo... Vabbè, vabbè la solita roba, la solita manfrina, la solita roba. Adesso allora, andiamo verso eh, qualcosa di più colpa di Jack, colpa di Free Jack, eh, un personaggio eh, particolare, un personaggio particolare, eh, ascoltiamo. Siete sulla terra, ma non siete della terra. No alle statue, no alle immagini, no agli idoli. L'idolatria è uno dei peccati più gravi e questo i poteri forti lo sanno perfettamente. Questo i poteri forti lo sanno perfettamente, perfettamente. Motivo per il quale viviamo in un mondo pieno di immagini, di idoli, di consumismo, di materialismo. Ecco, adesso... Sì, ma stai calmo. Voi penserete ma come dici eh, no, alle immagini, e poi ti apri il canale su YouTube, parli di te, eh, metti le tue foto, chiami i tuoi followers Lillini se questa non è idolatria, no, ragazzi, aspetta, perché arriva la spiegazione. <ride> Anche io vuoi essere chiamata <ride> no. Lillini, Lillini qualcuno ha detto loro eh, una trans razzista ultracattolica cattolica ultra complottara esatto la, la conoscete audio subito, audio subito questa si chiama intelligenza si chiama astuzia saper usare sfruttare lo strumento di satana che è internet che è internet che è l'illina vale e il cellulare insomma a proprio favore a proprio vantaggio sfruttare lo strumento di Satana ha proprio favore, eh, sta sfruttando Satana, capito? Pensate. Eh, si dice che sfrutta anche i suoi Lillini un po'. Eh, in effetti eh, si sì, eh, sta eh, sfruttando eh, anche eh, i tuoi eh, Lillini. Dici alla Apple che significa mela. Attenzione: sentite questo passaggio: eh? Che significa mela. Alla Apple, sfruttare lo strumento di Satana a proprio favore. Pensateci alla Apple, che significa mela che ha come simbolo eh, una mela con un morso, che a me ricorda tanto la mela del giardino dell'Eden, il frutto del giardino proibito del... che Eva ah, mangiò. È il frutto per... proibito! Eh, ora bestemmia, è stato inventato per rendere la conoscenza disponibile a tutti. Sì, ma la conoscenza, come la religione insegna, in realtà è il male. L'albero della conoscenza non doveva essere mangiato. Eh, già sto guardando sul tablet e commentando dal telefono. Buonasera, stellissima. Buonasera, Calimano. Ben arrivato. Ma sfruttare gli strumenti di Sara non sarebbe in teoria blasfemo. Sì, so, ma qui c'è tutto un ragionamento particolare. Che è... Grazie per aver scritto per la prima volta in chat. Eh, io vorrei vedere la cronologia di YouTube di Frigge. Tutto torna sveglia. Ma che cosa ti urli e soprattutto che ti sei... così, esatto. Pensateci a queste cose perché non è un caso. Pensate. Ecco, io sono qui per svegliare le anime, per diffondere la verità, a differenza di tanti Ce l'hanno chiamata proprio, eh, youtubers che vedono YouTube come una competizione. Io non sono qui per farmi idolatrare, a me fa piacere se poi altre persone si espongono addirittura, eh, svegliano eh, a loro volta altre anime. È questo il mio obiettivo. Non sono qui per farmi idolatrare, sfrutto semplicemente lo strumento di Satana. Oggi per i giovani, se non hai i, i, internet, i social, tra virgolette non esisti. E allora bisogna anche eh, parlare il linguaggio dei giovani e, e lo ripeto per l'ennesima volta, sfruttare lo strumento di Satana. Horus, Lucifero ci controlla attraverso eh, i nostri cellulari okay. e i loro scagnozzi, ci stanno controllando, ma noi sfruttiamoli a nostro favore. Suoi i loro strumenti essere oh, legati strumenti, a, a, a tutto ciò che è terreno a tutto ciò che è della terra è un peccato gravissimo non dobbiamo per questo ti tingi i capelli la l'avarizio non è vanità anche quella ecco dobbiamo eh, nutrire il nostro spirito capite? adesso i concetti fondamentali li ho espressi adesso Vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. I concetti fondamentali li ho espressi. Adesso, adesso vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. Pure non so come lo so. Dice, non lo so. Vabbè, a me sembra una ragazza, quindi vedrò eh, come, come una ragazza. Perché dovrebbe essere tipo trans, poi non più trans. Non lo so. C'è cioè tutto un percorso strano. Lei, lei, lei. Poi, ma manco la scaletta, sì. Allora ragazzi non siete stare attenti I messaggi fondamentali intanto sono stati detti E sono chiari Ma Vediamo se nei restanti 3 minuti di video Gli viene in Stanno controllando stacca stacca Usa la shva padre Non penso proprio eh... Ecco io vivo eh, In questa mia cameretta che è molto asettica Perché a me non me ne... Grazie fa Fan di <ride> Ma chi è, è Fandi Kain? Grazie del follo, grazie del follo Fandi Kain. Adesso si, sì. le bimbe di Kain. Stiamo aprendo una pagina apposta. <ride> eh, non ho capito, pare non conosciamo bene l'identità. No, no, no sì, non si sa. C'è un percorso strano. Quindi io mi regolo come vedo. Ma scusate, cosa sono gli idoli bu 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 buddolici? Non lo so, non lo so i, i, i lili di cai <ride> me ne frega niente dei beni materiali mi sono completamente Però ti tingi i capelli, vabbè. distaccato da tutto ciò che è materiale non Però me ne ti frega, ti frega niente e mi si parla di al mi... maschile ah ok quindi infatti no infatti c'è scritto antonio il terrapiattista se e uscire da questa da questo circolo vizioso che è appunto il materialismo eh, la voglia di di emergere, il materialismo può no, essere anche ecco, la voglia di, di potere, di, di salire a tutti i costi e a... poi non è nemmeno il suo canale YouTube perché eh, da, quanto mi... da quanto mi ha detto Jack eh, eh, Ha cancellato tutti i suoi video e questo è un canale che li ha ricaricati se non sbaglio Buonasera fan di Kain. salutami Valere. Grande fan di Kain, tu, tu sì che sei un vero, vero adepto. Il potere di, di scavalcare gli altri, uscite perché noi non siamo, non siamo qui per uh, per rincorrere queste cose. Noi siamo qui perché probabilmente le nostre anime sono messe alla prova. Ci lascia Dio, ci sta sì. lasciando il libero arbitrio. Antonio, ha visto che tremate idoli, sia normali che buddolici. Per scegliere se stare con lui o stare con il male. È una scelta. E se che... scegliamo di stare con il male, con il materialismo? Che famo? Faremo però anche la fine del male, quindi e sappiamo il male che fine sta per fare. Sta quindi per ravvedetevi. Fare? Inginocchiatevi di fronte a Dio. Anche quando sempre che il male ha preso tutto il mondo. Cioè, trasmesso in anteprima il 22 novembre 2021. dai tempo al male. Farà la brutta fine. Beati coloro che credono pur non vedendo. Voi dovete credere, non siamo qui, non veniamo dal nulla. Non è una scelta, eh, dovete credere. Non esistono gli alieni, non esistono i pianeti. Quelle sono tutte invenzioni sataniche. Pure gli alieni sono invenzioni sataniche. Ma anche i pianeti ha detto come anche i pianeti. Di quelle sono tutte invenzioni. Non vedendo, voi dovete credere, non siamo qui, non veniamo dal nulla. Non esistono gli alieni, non esistono i pianeti di quelle, sono tutte invenzioni. I pianeti anche. non esistono nemmeno i pianeti. Beh, giustamente, se non esistono gli alieni, non, non, non esistono i, pia i pianeti, non possono esistere nemmeno gli alieni. Tutto è satana, sostanzialmente. Ok. Sataniche, noi siamo stati creati da Dio. da quei cuoricini non si può guardare, è vero. E Dio sta per tornare. Per fare pulizia. Per togliere il male una volta per tutte da questa terra. E' qua. Chiedete. È dell'altro anno questo video. E scusa al Signore. Inginocchiatevi. Umiliatevi. Umiliatevi. Secondo me, Albino, gli alieni esistono come forme di demoni. Attenzione, fan di Cain, leggiamolo. No, non so se sono mutato. Sul principale. Sul principale, con sabbia regalata, intanto. Ho due account dalla quale vi seguo. Uno sotto. Thor Forse solo metto in evidenza i commenti e li leggi. No, eh. No, fan Guy Cain cioè. Se, non so se sono mutato sul principale con sub regalata, ti scrivi in e non ti fai una sub ma. Insomma... Sta per tornare, ma c'è traffico alla tangenziale della quinta dimensione all'intersezione con la quarta. I soliti che arrivano dalla terza e non danno la precedenza un bordello. Ma non ci sono utenti bannati su questo canale. A parte qualche trollino stupido eh, che non risbannerò. Eh, per i piratisti non esiste niente al di fuori della terra piatta, non esiste uno spazio con i pianeti, esatto. Uh, a meno che Conchi non ha combinato qualche casino. Grazie Tony! Signora grazie signora Tony! Signora regala signora una sub a Fan di Kain, che giustamente senza sub stava, dai. Fan di e poi così. Oh, eh ho capito, eh. Me la sub però Chicco. Ascoltiamo, ascoltiamo, ascoltiamo. 44, no, 44 regalate da sempre Twitch dici di il conto di quante sub in totale Negli anni hai donato al, al canale il Padre Cain ha bannato solo Gesù Quello vero La lista bannati è controllabile Ah non lo sapevo I teleportisti non esistono Chi si umilia sarà L'unico bannato che mi risulti è 13 Piero sì, infatti pensavo a lui eh, Stili svegliati mi stanno rincoglionendo stasera. Buono, buono che sto, eh, sto A finire il discorso qua che era Umiliati prostati, inchina di frustrati, scusa al Signore, inginocchiatevi, umiliatevi, chi si umilia sarà esaltato. Chi semina viag... umilia sarà umiliato, semmari. mieterà. Con okay. canti di gioia. Queste sono cose che mi ricordo dai, dai salmi no, e i concetti biblici. Mi ecco, mi no. No, i canti di gioia. Chi, chi, chi seminerà con il ginocchio, con le lacrime, mi darà i canti, canti di gioia. Spero perché, di aver averli... Perché tutto. sta leggendo. Eh, voglio che sia molto breve questo video, quindi farò tanti, tanti altri video, perché ho tantissime cose di cui parlare. Ogni tanto ci sta anche il video dove parlo di me, ma serve per, per attirare visualizzazioni, perché i miei concetti principali quella pumba sono delle lucciole che sono rimaste attaccate a quella grande cosa nero bluastra ah io pensavo fossero masse gassose che bruciavano migliaia di chilometri di distanza pumba tutto, tutto ciò a cui pensi lo trasformi in gas principali l'unico concetto che io voglio portare è, è Dio è, è, è l'unico concetto è, è, è Dio e avvicinare le persone a Dio, a Gesù Cristo, che sta per tornare. Sta arrivato, e dovete ravvedervi lì, lì. se siete suoi figli. Scegliete Dio. Inginocchiatevi di fronte a Lui. Certo. Chiedete scusa. Pregate. Perché? Credete di in Dio se non lo vedete, questa è una prova. È una prova a chi ci sta sottoponendo. Capite? Hai capito? Spero eh? uh, che questi oh. miei video siano d'aiuto. Eh, e forse... spero che facciano trovare il coraggio alle persone ad esporzi. Un basso. Eh, è fermo al casello. Sta arrivando. Se gli diamo tempo, magari il signore arriva. Eh, questo è disagio, vero. Questo è disagio vero. Eh, ce ne sono tanti di, di, questa, di questo ragazzo che è Antonio. Eh, ce ne sono tanti di video quindi. Ne vedremo anche degli altri, io stasera ne ho preso uno così per presentare. Ma domenica, domenica inizieremo il nostro Festival del Disagio e inizieremo a dare delle votazioni, e de dei voti, dei numeri ai personaggi che sono passati per di qua. Tra l'altro se eh, ne volete presentare qualcuno o anche di quelli che abbiamo già visto, se volete ricordarmeli scrivete sul gruppo Telegram della parrocchia che è aperta a tutti, potete entrare e... Ricordare quale eh, disagio mon <ride> può partecipare al festival di domenica. Spero che questi video siano in eh, aiuto per lo psichiatra. Che... Esatto, sì, un aiuto per Fare la vale, prossima live sul disagio, ci metti Silvana De Mari. Non l'ho mai trattato? No, forse poco. Silvana De Mari, poco. Eh, po pochissimo, mi sa, basta, mi fanno male anche i capelli. Beh, io ho, già, uh, io ho già il contattista E sto qui, esatto, Red, Red Ronnie più Nutella, troppo pallosa, troppo pallosa, quasi dimenticavo, dopo la live, lavo il mio bellissimo corpo nudo e vado a farmi un caffè, no, la medica elfa, no, no la medica elfa, no, la medica elfa, no. Bene, figlioli, che dire? Io direi che per questa sera è, è tutto. Il disagio è stato potente in questa live. Abbiamo, abbiamo disagiato forte. Il vortice multidimensionale del denaro non ha funzionato proprio bene. Questa volta era, era quello del... dell'oracolo di Katia, spingeva molto di più. Avete visto il video delle costellazioni? Stefano, grazie del follo, benvenuto in parrocchia. Hai visto il video delle costellazioni familiari? No, non so sì, proprio... Prima ah, non l'ho letto. No, Sanietto, mandacelo, mandacelo. Ci vado a prendere Dio al binario 2. <ride> eh, direi che il disagio stasera ha distrutto il cervello. Sì, ma scordiamoci Maria Clara Romano. Eh, ma Maria Clara Romano sì, è da mettere, ovviamente sì, è da inserire anche lei. Eh, preparerò qualche piccolo estratto dei vecchi video. Eh, non vi risvegliate tardi, che poi fate tardi uh, al lavoro. Quando uh, oh, si sentono wow, che meraviglia! Prendiamo un minuto per il povero Richard Benson. Ma, ma in realtà, anche sti cazzi. Scusate, ma eh, purtroppo get sono in box. Get get Buonasera get e get buona ricchezza get a get tutti. Get Abbiamo get i complimenti di Valeria in chiusura. Prima di chiudere, sbloccati a Rosario Sollazzo. Li sentiamo. Eh, forza, a chi se no? Sentiamoli con, eh, con ah, sincer sincerità. Sì, dai, A padre Gain perché oggi ha sfoggiato la sua so, veste estiva. Quindi, co complimenti per ah, perché c'ha per la maglietta. Ah, per la t-shirt. <ride> ah, ragazzi. Mi, mi, quasi mi ero dimenticato. Quasi mi ero dimenticato una cosa importante. Beh, prendere il cappello estivo. Eh, adesso si, sì, tra un po', un po dovrò po prendere po il. Po il, po il... Il vivo. E mi ero dimenticato una cosa importantissima. Eh, ho eh, aperto anche il canale TikTok. Oggi ho pubblicato il primo video. Uh, il primo di una serie di video in cui andremo a riassumere i passi fondamentali della Bibbia che si chiama Ma quanto è bello il cristianesimo è uscito il primo video oggi, così mi sono bisogno di video veloci, di venti, una ventina di secondi che pubblicherò su TikTok e sui reel di Instagram quindi padre TikToker, esatto, apri un anche l'olifanzo così poi c'ho tutto è lo stru... ma ah, perché... È, esatto, allo ma... Questa è, è, è furbizia è intelligenza. Si tratta di sfruttare lo strumento del demonio, ok? Te lo dico anche qui non mi avrai mai. Esempio di costellazione familiare. Beh, lo... Ci serve la vostra firma. Me me per metto, quale motivo direte E eh, poi me lo metto tra i preferiti così, poi me lo guardo. Allora, figlioli, se, non ve, se restate qualche secondo, andiamo a fare un piccolo ride. Vi accompagnerò Ridvio. delicatamente Vieni mangiando adesso, la ma mia mano sulle no. vostre terga. <ride> allora, andiamo, andiamo, andiamo a vedere chi ci sta. C'è sta, fratello, che sta in uh, 3 karma 5 oggi uh, è una un giornata just meravigliosa, di cocreazione. Andiamo, andiamo. Andiamo da, da mi fratello. Andiamo a fare un ride. Da mi fratello, che sta in just chatting. C'ha pure il discord aperto così. Posso andarlo ad insultare sul suo Discord. C'è l'energia universale multidimensionale. Sto facendo vedere attiva, i progetti per Casa Nuova. Grazie a tutti i figlioli della compagnia. Ci Gesù vediamo Cristo. domani sera alle 21 con le Clerical News. Ovviamente con la Sagrestia aperta in cui potete partecipare anche voi. Quindi ci sono delle notizie succulente per domani. Qualcuno me l'ha passata anche la nostra funghetta noi ci vediamo domani sera alle 21 mi raccomando non mancate. Vi aspetto numerosi e partecipate al vocale della sacrestia. Grazie. Ciao! A quanti di voi si sentono wow che meraviglia? Wow che meraviglia!